L'essere umano si è sempre posto domande sulle sue origini, domande per le quali non può proprio fare a meno di cercare le giuste risposte. Le sacre scritture forniscono indicazioni importanti sull'origine dell'umanità ed evidenziano un percorso di ricerca molto interessante. La prima domanda che viene in mente riguarda la possibilità dell'esistenza di una prima civiltà dalla quale siano poi scaturite tutte le altre. A tal riguardo, i testi biblici hanno in loro un messaggio molto preciso, ma che molti studiosi non hanno però considerato, pensando all'essere umano come risultato di un reale processo evolutivo, elaborato e affascinante, e che sul piano spirituale l'evoluzione dell'umanità sia passata così da un ominide animista e politeista ad un essere monoteista. Recenti scoperte ci dimostrano invece l'esatto contrario, evidenziando come l'essere umano, proprio come descritto nella Bibbia, sia partito in realtà da una differente posizione, direi di contatto con il suo creatore. L'uomo infatti parlava con Dio e quindi in origine era monoteista, diventando soltanto in seguito politeista ed allontanandosi sempre più da quel contatto diretto con il creatore. L'etnologo e storico di origini algerine Jean Servier ha dichiarato che la generazione attuale di questo primo secolo del terzo millennio d.C. non può più pensare agli esseri che popolavano la società del Neolitico come a dei selvaggi provenienti dalle caverne, perché il loro cervello non era poi meno evoluto del nostro. L'antropologo ed astronomo americano Anthony Aveni conferma ciò, aggiungendo che queste popolazioni dell'antichità potevano fare grandi cose, così come l'uomo odierno, mancando semplicemente della tecnologia di cui però si dispone in questa nostra epoca. Durante le ricerche effettuate nelle caverne abitate dai popoli antichi, sono state scoperte diverse splendide pitture parietali, che mettono in risalto le grandi capacità dei nostri progenitori, come ad esempio a Fondegam, in Dordogne, Francia, e ad Altamira presso Santillana del Mar, nella provincia di Santander, all'interno di straordinarie caverne presenti nel territorio spagnolo. Non è possibile immaginare coloro che hanno realizzato queste bellissime opere come a degli ominidi e quindi a degli esseri non evoluti. Spostandoci nell'ambito dell'architettura antica, possiamo notare straordinarie costruzioni come l'imponente tempio di Baalbek, nel Libano, il Triliton e pertanto gli enormi monoliti presenti in questo importante sito archeologico. Attribuito dagli accademici all'età romana e quindi al popolo dell'impero, va detto, in tutta evidenza, che esso ha costruito il Tempio di Giove su un basamento già esistente, appartenente ad epoche molto più tarde. E su questo basamento si potrebbero fare molte considerazioni, ad esempio sui blocchi di pietra con i quali fu realizzato il basamento stesso, che potevano pesare fino a 1.000 tonnellate ed essere di dimensioni enormi. Inoltre, questi blocchi erano scavati in una cava molto lontana dal luogo dove poi in seguito venivano collocati. Molti studiosi oggi ci dicono che gli esseri umani del passato non avrebbero potuto fare in alcun modo queste cose, ma esaminando la Bibbia notiamo che l'uomo del Neolitico non era in alcun modo venuto fuori da una qualche improbabile età delle scimmie, ma bensì era già perfettamente formato, come l'umanità odierna, da un punto di vista mentale e culturale. Il cortile del tempio di Baal Giove poggia su una piattaforma chiamata Grand Terrace e consiste in un enorme muro esterno realizzato con mastodontici blocchi di pietra di circa ben 20 metri di lunghezza e 4 metri di profondità. Un'altra pietra ancor più grande si trova in una cava di calcare a circa un quarto di miglio dal complesso di Baalbek. Il blocco, chiamato l'Ahyar el Ghloub, pesa circa 1.200 tonnellate e supera i 21 metri di lunghezza, il che lo rende il più grande blocco di pietra lavorato del mondo. Come rimarcato anche dallo storico americano e massimo esperto mondiale di assiriologia e della storia e lingue sumere, Samuel Noach Kramer, la prima alta forma di civiltà dalla quale proviene l'uomo è indubbiamente quella sumera. Essa è infatti all'origine della civiltà che conosciamo oggi. I Sumeri ci hanno trasmesso la scrittura, l'arte, l'urbanistica, la poesia e la medicina.
Non tutti gli studiosi concordano su questo punto, ma quel che a noi interessa maggiormente è comprendere da dove essi provengano. Diversi accademici affermano che questa civiltà nacque come già compiuta, infatti non sembra aver avuto una sua evoluzione. Nella zona corrispondente all'odierno Iraq, ma anche in Sud America, si possono trovare molte similitudini, ad esempio nell'edilizia o in campo artistico, come poi riscontrato anche dal giornalista e scrittore scozzese Graham Hancock, e non soltanto da lui. Ci si domanda, pertanto, se una tale cultura possa aver influenzato l'altra, pur essendo esse molto distanti tra loro, oppure se in precedenza le popolazioni del Medio Oriente e del Sud America provenissero da una civiltà ancora più antica, che abbia poi dato origine ed influenzato entrambe. A tal riguardo sono numerosi gli indizi che portano a pensare alla validità di questa ipotesi. Ad esempio, quel che noi oggi conosciamo come lo zodiaco e che in modo errato pensiamo provenga dalla Grecia, ha origini molto più antiche perché i greci hanno preso tutti i segni dello zodiaco dagli egiziani che a loro volta li presero dai sumeri. Questo è ciò che dicono le recenti scoperte archeologiche. Il genetista scienziato ed accademico italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, riferendosi all'agricoltura, ci dice che quest'ultima, come primissima attività dell'umanità nel Neolitico, ha avuto origine in zone impervie. Dichiarazioni in simbiosi con il pensiero di Zecharia Sitchin, secondo cui l'agricoltura non cominciò nelle pianure, bensì in aree montuose, anche se molti studiosi non riescono ancora a comprendere per quale motivo, in epoche remote, accadeva ciò. Lo stesso Sitchin riferisce che la spiegazione ce la danno proprio i testi sumeri e le sacre scritture. I primi ci confermano che le coltivazioni della prima civiltà avvengono sui fianchi delle montagne, con alberi da frutto, arbusti e viti. I secondi citano il libro della Genesi, con questi versetti. E i figliuoli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet. Questi sono i tre figliuoli di Noè. E da loro fu popolata tutta la terra. Or Noè, che era un agricoltore, cominciò a piantare la vigna. Genesi capitolo 9, versetti 18-20. Il versetto 20 del capitolo 9 del libro della Genesi anticipa in qualche modo le scoperte degli accademici negli ultimi due secoli, che confermano quanto detto poc'anzi. La prima civiltà era composta da agricoltori. La prima forma di agricoltura era la vigna, e tutte le coltivazioni erano poste sui fianchi delle montagne. I testi sumeri e le sacre scritture parlano di un grande cataclisma e di pochi superstiti rimasti in vita sul pianeta grazie ad una barca che si è arenata su una catena montuosa e che da lì non sono scesi fino a quando le acque non sono defluite. La zona del Kurdistan possiede una fertilità importante e si trovano ancora oggi degli ortaggi di una grandezza mai vista al mondo. È altresì utile essere consapevoli, grazie agli studi degli scienziati, che l'area del Kurdistan, la parte centro-sud dell'Anatolia, era situata nel punto d'incontro tra le zone principali della distribuzione delle piante, quindi la zona euro-siberiana, quella mediterranea e quella irano-tauriana. Sembra infatti che le zone di distribuzione delle piante, e pertanto dell'agricoltura, vadano a convergere proprio nell'area dove la Bibbia dice che è approdata l'arca di Noè, subito dopo il diluvio, sopra i monti dell'Armenia. Qualcosa di importante, dunque, è avvenuto in quella zona geografica in un lontano passato, e secondo gli studi del ricercatore Ron Wyatt, nella Turchia centro-meridionale si trova un grande numero di piante che sono tipiche soltanto di quella zona, e che quindi esistono unicamente in quel luogo. Ralph Solecki, archeologo americano, in una grotta del Kurdistan iracheno, ha scoperto del rame, che è considerato il più antico esistente al mondo, in un periodo in cui il rame però non doveva esserci. Poco distante, nel sito archeologico neolitico di Qal At Yarmo, che è situato presso la città di As Sulaymayan, ai piedi del Monte Zagros, ad 800 metri sul livello del mare, Robert John Brightwood, archeologo ed antropologo statunitense, ha trovato la pratica metallurgica più antica del mondo. E nella stessa zona sono stati rinvenuti altri vari tipi di reperti importanti.
I primi esempi di vasellame d'argilla a cottura leggera, varie tracce di antichi cosmetici, pietre ovoidali con i primi pittogrammi della storia, diverse statuine ed un pezzo di stoffa, considerati anch'essi i più antichi di questo pianeta, ed inoltre la traccia di una prima vendemmia. Noè, agricoltore, piantò una vigna. Recentemente i vari studi accademici e archeologici hanno contribuito all'identificazione dell'Armenia come il luogo in cui per la prima volta fu prodotto il vino. Nel capitolo 11 del libro della Genesi viene narrata la storia della Torre di Babele, ritenuta da tantissimi un mito. Eppure è possibile riscontrare delle informazioni molto interessanti che Zecharia Sitchin afferma siano state più volte trascurate, ma che possono far sapere molto sulla storia dell'umanità e sull'origine di una prima civiltà che ha dato poi origine alle altre. Un tempo l'umanità parlava la stessa lingua ed utilizzava le stesse parole. Emigrati dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nella regione di Shinkar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Costruiamoci una città, faremo una torre alta fino al cielo». Ed il Signore li disperse di là, in tutto il pianeta. Perciò furono costretti ad interrompere la costruzione della città. La città fu chiamata Babele, perché fu lì che il Signore confuse la lingua degli uomini e li disperse in tutto il mondo. Genesi capitolo 11, versi 1, 2, 4, 8 e 9. I testi sumeri ci dicono che in quella specifica regione è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che raccontano le sacre scritture. Ed è particolarmente interessante notare la presenza di diversi luoghi geografici che prendono il nome dai discendenti di Noè e che sono tutti posti sulle alture. La Bibbia, infatti, narra che i discendenti di Noè, con questi nomi, hanno popolato le zone ancora oggi identificabili sulle montagne nell'Anatolia, nella Turchia centrale, intorno al Mar Caspio ed accanto al Mar Nero. Prima delle varie grandi civiltà che noi conosciamo e che abbiamo studiato attraverso i tanti libri di storia, esisteva quella dei Sumeri. In Centro America, osservando poi la strana figura del dio mitologico Quetzalcoatl, possiamo ben riscontrare delle reminiscenze di figure egiziane. Per esempio, questi era chiamato il serpente piumato, ed in Egitto abbiamo l'immagine di un'antica divinità che era anch'essa rappresentata attraverso la forma di un serpente con le ali. Oppure negli abiti dei sacerdoti del Centro America, che hanno nei loro paramenti sacerdotali una pelle maculata di leopardo, ed allo stesso modo questo preciso e identico dettaglio lo possiamo pur vedere in Egitto, perché i sacerdoti egiziani indossavano anch'essi paramenti e abiti con pelle maculata, perché con ogni probabilità entrambi volevano rappresentare una sorta di religione stellare. Ma ciò che risulta interessante è quello che ha scoperto Graham Hancock, ovvero che entrambe le manifestazioni religiose siano ben riconducibili ad una civiltà ancora più antica, con ogni probabilità appunto quella dei Sumeri. Ma giunti a questo punto, una domanda sorge spontanea dopo aver appreso certe informazioni che riguardano il passato. Come avrebbero fatto questi esseri umani a solcare gli oceani non avendo a disposizione delle navi attrezzate per queste lunghe traversate? In realtà non erano necessarie grandi imbarcazioni per questi lunghi viaggi, perché ad esempio l'antropologo, esploratore, regista e scrittore norvegese Thor Eyerendal negli anni 60 fece un'identica traversata come quella che avrebbero potuto fare gli egiziani, i sumeri oppure i popoli mesoamericani verso l'Europa o l'Africa, partendo dalla costa occidentale di quest'ultima e giungendo con una barca fatta di giunchi sulle coste centroamericane. Ancora oggi, in Centro America, sul lago Titicaca, queste piccole barche sono utilizzate dai nativi per navigare su questo enorme specchio d'acqua. Pertanto è possibile che, pur non essendoci le condizioni, rispetto a quelle odierne, i Sumeri oppure gli Egiziani siano potuti approdare sul continente americano con i mezzi disponibili in quell'epoca lontana. L'egittologo e scrittore britannico Alan Alford, attraverso i suoi vari studi,
ci riferisce che i Sumeri hanno visitato anche l'Oriente. Partendo proprio dalla Sumeria, Iraq moderno, essi dopo sono arrivati sulle pianure gangetiche di origine alluvionale dell'India, dove è possibile riscontrare un'identica cultura, così come quella appunto dei Sumeri, proseguendo poi verso la Thailandia e le steppe della Cina. Inoltre, l'autore Charles James Ball, docente di letteratura e lingua Sira, nel suo libro Chinese and Sumerian, afferma con certezza che certi pittogrammi e pronunce del cinese derivano dall'antico Sumero. Da recenti scoperte, risulta che le civiltà in Oriente siano state comunicanti tra loro in epoche lontane. Si possono riscontrare similitudini anche nelle grandi opere del passato. Ad esempio, una caratteristica costruzione sumera che in molti conoscono, la ziggurat, ha tantissimi punti in comune con le prime piramidi a gradoni realizzate in Egitto. Ed inoltre in Centro America notiamo lo stesso modo di costruire con le famose ziggurat mesoamericane, come quelli presenti nello Yucatan, Messico, nel Perù o nel continente asiatico, in Cambogia ed in Cina. La ziggurat aveva un significato simbolico e religioso ben preciso. La radice zikr significa costruire alto. L'accezione sumerica di questo termine è infatti U-Nir, ovvero monte. Essa poteva indicare il monte cosmico, in cui ogni strato che la componeva identificava le divisioni dell'universo. David Michael Roll, archeologo ed egittologo inglese di fama mondiale, riferisce che i Sumeri provenivano dai monti Zagros, che si estendono dall'Iran alla Turchia, perché le ceramiche scoperte su queste montagne sono identiche a quelle trovate nella zona pianeggiante dove risiedevano i Sumeri. Inoltre, andando sempre più verso nord, possiamo notare che questo popolo probabilmente proveniva da quella zona, che nella nostra epoca si chiama Kurdistan, un territorio non molto esteso, collocato tra la Turchia, l'Iran, l'Iraq e la Siria. Edwin Oliver James, antropologo nel campo della religione comparata e professore emerito di storie e filosofia della religione presso l'Università di Londra, dice che gli altopiani iranici potevano essere il luogo favorevole di una gamma di progressi culturali raggiunti in Oriente nel IV millennio avanti Cristo, contestualmente alla nascita del Neolitico e più in là nel tempo, quando poi fiorirono le grandi civiltà. Un territorio da cui si irradiano tutti i movimenti che dai monti Zagros scendono verso la Mesopotamia e le zone circostanti. I Sumeri potrebbero dunque provenire da questa regione. Nel capitolo 11 del libro della Genesi viene narrata la storia della Torre di Babele, ritenuta da tantissimi un mito, eppure è possibile riscontrare delle informazioni molto interessanti che Zecharia Sitchin afferma siano state più volte trascurate, ma che possono far sapere molto sulla storia dell'umanità e sull'origine di una prima civiltà che ha dato poi origine alle altre. Un tempo l'umanità parlava la stessa lingua ed utilizzava le stesse parole. Emigrati dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nella regione di Shinkar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Costruiamoci una città, faremo una torre alta fino al cielo». Ed il Signore li disperse di là in tutto il pianeta. Perciò furono costretti ad interrompere la costruzione della città. La città fu chiamata Babele, perché fu lì che il Signore confuse la lingua degli uomini e li disperse in tutto il mondo. Genesi capitolo 11, versetti 1 e 2, 4, 8 e 9. I testi sumeri ci dicono che in quella specifica regione è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che raccontano le sacre scritture, ed è particolarmente interessante notare la presenza di diversi luoghi geografici che prendono il nome dai discendenti di Noè e che sono tutti posti sulle alture. La Bibbia infatti narra che i discendenti di Noè, con questi nomi, hanno popolato le zone ancora oggi identificabili sulle montagne nell'Anatolia, nella Turchia centrale, intorno al Mar Caspio e ad accanto al Mar Nero. Come spiega un filmato dello Smithsonian Magazine, sembra che la Torre di Babele sia esistita per davvero.
A testimoniarlo sarebbero alcune scoperte archeologiche, mattoni risalenti a quell'epoca coperti con un materiale insolito, il bitume. La cosa colpisce perché proprio nella descrizione che si ritrova nella Bibbia si parla di mattoni cotti nel fuoco e di bitume. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinkar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città ed una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Genesi capitolo 11, versetti dall'1 al 4. Secondo gli studiosi sarebbe la prova provata della veridicità del racconto biblico. La torre di Babele potrebbe essere stata alta circa 60 metri. Si sarebbe trattato di una costruzione impressionante in quella lontana epoca, realizzata con circa 400.000 tonnellate di terra e più o meno 25 milioni di pezzi di adobe e mattoni. Per realizzare questa imponente ziggurat utilizzarono materie prime abbondanti in Mesopotamia: la terra, trasformata in mattoni crudi e cotti, la canna, l'asfalto o bitume e la palma. I mattoni crudi, ossia in adobe, e quelli cotti venivano fabbricati con terra setacciata e paglia triturata, mescolate con acqua. Alla pasta così ottenuta si dava forma con semplici stampi di legno, che nel caso delle ziggurat di Babilonia avevano un formato quadrangolare di 33 x 33 cm. La miscela si lasciava asciugare al sole per ottenere i mattoni in adobe, oppure si faceva cuocere in forni per fabbricare i mattoni propriamente detti. I primi erano riservati al nucleo e alla costruzione delle terrazze, mentre i secondi si usavano per rivestire il monumento, perché resistevano meglio all'erosione e all'umidità. Si calcola che un operaio poteva produrre dagli 80 ai 120 mattoni al giorno. La zona geografica del Kurdistan e dell'Armenia comprende tuttora più di 50 dialetti e lingue diverse tra di loro. E al tempo di Strabone, geografo e storico greco antico, esistevano addirittura ben 70 dialetti. Motivo per cui lo stesso Strabone definì quella zona come la montagna delle lingue. Questo fa venire in mente il testo contenuto nel libro della Genesi, nel quale si racconta dell'esperienza della torre di Babele e che all'improvviso, in una specifica zona geografica, gli esseri umani non riuscirono più a comprendersi perché le loro lingue si diversificarono. In un testo scritto nell'antichità dai Sumeri, intitolato Emmerkar e il Signore di Aratta, possiamo notare alcuni dettagli importanti. C'erano una volta le terre di Shubur e di Amazi, la grande terra della legge divina, Uri, la terra che ha tutto ciò che è adatto, la terra di Martu che riposa nella sicurezza, l'universo intero, il popolo all'unisono dell'Enlil e una sola lingua dava gloria a Enlil. Anche in questo caso, prima della torre di Babele, gli esseri umani comunicavano attraverso un'unica lingua e conoscevano lo stesso creatore. Poi gli scritti dei Sumeri ci dicono qualcosa di grandissima importanza. Enki cambiò le lingue nella loro bocca, portò confusione nel linguaggio dell'uomo che, fino ad allora, era stato uno. I racconti dei Sumeri e quelli biblici concordano pienamente e, a differenza di quello che pensano molti studiosi, il libro della Genesi non è una copia parziale degli scritti provenienti dalla cultura sumera, ma è invece un testo originale che non deriva da alcun racconto. I testi sumeri e le sacre scritture sono sullo stesso piano per tutti gli argomenti che riguardano questo periodo della storia. L'assiriologo tedesco Arno Pöbel
un maestro di Samuel Noah Kramer e studioso di teologia e filologia classica, nel 1941 scoprì che vi era poi una stretta correlazione tra i Sumeri ed i patriarchi ebrei, notando anche un'altra cosa molto interessante. Infatti, se i Sumeri sono stati un popolo che nell'antichità ha raggiunto dei risultati molto importanti in campo letterario e culturale, da lasciare un'impronta indelebile sugli ebrei e sulle loro opere, come mai la Bibbia non li nomina in alcun modo? Leggendo la Bibbia, a conferma della veridicità e storicità di questo prezioso documento, notiamo come poi siano citati tutti i più grandi popoli di quell'area: Egizi, Cananei, Amorrei, Urriti, Ittiti, Assiri e Babilonesi. Ma non vengono nominati i Sumeri. Per quale ragione? Diversi studiosi, come ad esempio Arnon Peubel e Samuel Noah Kramer, avevano supposto che probabilmente gli scrittori ebrei non nominavano il popolo dei Sumeri perché essi stessi erano loro discendenti diretti. Molto probabilmente nel sangue degli ebrei, dei primi patriarchi, c'era in modo piuttosto chiaro qualcosa di sumero. Secondo la Bibbia, l'arca di Noè si sarebbe fermata tra la zona montuosa dell'attuale Armenia e quella del Kurdistan, che nell'antichità si chiamava Aratta. Le sacre scritture ci dicono che il diluvio fu un evento unico, che sconvolse il pianeta, che durò 40 giorni e 40 notti, nel quale le acque salirono fino alle alte montagne e coprirono poi tutta la terra per 150 giorni, per ritirarsi poi in seguito con il passare delle settimane e dei mesi. Per dimostrare la veridicità di quello che è riportato nella Bibbia, le prove di questo cataclisma non dovrebbero essere solamente in Mesopotamia, ma in tutto il mondo, considerando depositi sedimentari di vastissime estensioni, modificazioni geologiche su scala planetaria, seppellimento e preservazione, fossili, della flora e della fauna. La scienza oggi conferma che il 75% delle terre emerse è coperto di depositi sedimentari, ovvero strati di roccia che si sono formati per un accumulo di detriti e di diversi materiali. Il più importante punto del mondo nel quale sono presenti questi strati sedimentari è il Grand Canyon, Colorado, USA. Il paleontologo francese Jean-Baptiste Joseph Fourier, attraverso i suoi studi, riferisce che il carattere principale di questi sedimenti si assomiglia per ampiezza e per diffusione, ed è possibile riscontrare questo in tante e differenti zone del nostro pianeta. Si individuano pertanto gli stessi strati su quasi tutta la superficie del globo. Altri strati che fanno pensare ad un accumulo di detriti di ampie dimensioni possono essere individuati ad esempio nelle scogliere di Dover, Inghilterra. Anche in questo caso lo strato sedimentario non si trova soltanto nel Regno Unito, ma anche in Francia, Germania, Scandinavia, Polonia, arrivando in Russia e continuando in Nord America nel Texas, Arizona e fino anche oltre l'Oceano Pacifico, ad esempio in Australia. Queste località contengono la pietra arenaria glauconitica e presentano delle similitudini. Se esaminiamo la stratificazione della Terra, si notano che esse raccolgono fossili di animali di diverso genere e in ogni strato vi si possono trovare di flora e di fauna. Come per lo strato geologico dell'antica pietra arenaria rossa presente in Inghilterra, 25.000 km quadrati contenenti un gran numero di fossili, soprattutto di pesci, depositi simili si possono trovare in tanti altri luoghi del mondo e ci segnalano, in modo inequivocabile, una catastrofe improvvisa avvenuta in un lontano passato che ha ricoperto la vita esistente e l'ha poi fossilizzata. Secondo diversi studi, la nostra Terra, nella sua condizione prediluviana, aveva due atmosfere di pressione anziché una, come nel nostro tempo, e con una schermatura per proteggerla dai raggi ultravioletti del Sole. Inoltre, la Terra non aveva il suo asse inclinato come oggi, ma perpendicolare,
ed i raggi del sole colpivano il pianeta con un'angolazione differente da quella odierna, diffondendo in tutto il globo una sorta di primavera permanente. Noi oggi abbiamo il susseguirsi delle stagioni perché il nostro pianeta ha un asse inclinato ed i raggi solari colpiscono questo mondo con un'inclinazione particolare nei diversi periodi dell'anno, ma se l'asse della Terra fosse stato dritto, anche noi nella nostra epoca avremmo sperimentato una continua permanente primavera. Nella parola del Signore è scritto: Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era nessun uomo che lavorasse il suolo. Genesi capitolo 2 verso 5. Un vapore saliva dalla terra e adacquava poi tutta la superficie del suolo. Genesi capitolo 2 verso 6. Gli esseri umani prediluviani quindi non conoscevano la pioggia e l'acqua. Non proveniva dal cielo ma da un vapore che saliva dalla terra che temperava la superficie. Questa era la condizione perfetta della meteorologia di quella lontana epoca che ci descrive la Bibbia. Nel nostro tempo abbiamo invece una tempesta continua di raggi solari che sono dannosi all'essere umano, ma alcuni scienziati hanno ipotizzato che la Terra, prima del diluvio, fosse tutta schermata da una spessa coltre di vapore acqueo, quello che in termini scientifici ci dicono oggi lo possiamo trovare all'interno dei testi biblici. Nel libro della Genesi è scritto: Poi Dio disse: Ci sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. Genesi capitolo 1, versi 6 e 7. Dio separò le acque con una distesa, acque che sono sotto la distesa ed acque che sono sopra la distesa. Ed è molto interessante il notare che la parola distesa in ebraico equivale in italiano alla parola atmosfera. Pertanto, in base a quanto è stato riportato nei testi sacri, possiamo considerare che nell'antichità l'atmosfera prediluviana separava le acque sulla terra dalle acque che si trovavano al di sopra di essa. Pertanto, sopra l'atmosfera, è possibile che in un lontano passato ci fossero delle acque, in una cortina di vapore acqueo che schermava la Terra dai raggi del Sole. Come affermato da vari accademici, questo vapore acqueo aveva una funzione fondamentale per la vita sul nostro pianeta, con temperatura calda e uniforme, umidità elevata, la probabile causa del gigantismo della flora e della fauna nell'antichità, pressione atmosferica più alta ed un clima tropicale, che contribuiva allo stesso modo al gigantismo di piante, animali ed esseri umani. Gli animali, nel caso dei dinosauri, potevano raggiungere dimensioni incredibili, dati confermati dalla scienza ufficiale. Questa condizione del pianeta poteva favorire anche la longevità tra gli esseri umani presenti in quell'epoca sul pianeta Terra che, come detto nella Bibbia, potevano vivere anche più di 900 anni. Gli accademici spesso si sono chiesti come i dinosauri, questi enormi animali, dalla capacità polmonare assai ridotta, potessero ossigenare i loro tessuti cellulari. E a questo interrogativo rispondono i test fatti da vari scienziati che hanno stabilito che mediante due atmosfere di pressione l'intero plasma sanguigno diventa saturo di ossigeno ed ecco perché non vi era bisogno di una grande capacità polmonare per questi animali mastodontici e come abbiamo visto in precedenza, ciò in quel tempo era favorito anche dal clima che era molto diverso rispetto al nostro. Con queste condizioni climatiche non soltanto si poteva vivere fino a 1000 anni, ma ad esempio l'uomo riusciva a correre anche per 320 km senza stancarsi, in condizioni dunque assai differenti da quelle odierne. La scoperta fatta da questi scienziati, in gran parte di origine ebraica, è che i raggi del sole incidono proprio sull'invecchiamento degli umani. Sono i raggi solari che influiscono sui delicati meccanismi del corpo dei terrestri, che permettono di invecchiare più velocemente e precocemente. Quindi la cortina citata nella Genesi avrebbe aumentato la durata della vita dell'uomo e la longevità della flora e della fauna.
Quando la Bibbia parla dell'età degli esseri umani vissuti dopo il diluvio, ne dimezza la durata, non vivendo più 930 anni come Adamo, oppure 950 come Noè, ma bensì 438 come Arshad, 175 come Abramo, e man mano scendendo sempre di più. Probabilmente in occasione del diluvio quella cortina di vapore acqueo è piombata sulla Terra. Non a caso alcuni satelliti artificiali hanno trovato del vapore acqueo intorno al pianeta, senza capire da dove esso provenga. Sono tracce di un'antica cortina che schermava la Terra e la proteggeva dai raggi ultravioletti del Sole? Nei testi sacri è scritto che in occasione del diluvio piove sulla Terra per 40 giorni e 40 notti. Il testo si trova in Genesi 7, 11 e 12 e dice inoltre che contemporaneamente tutte le fonti del grande abisso, le viscere della terra, scoppiarono e le cataratte del cielo si aprirono. Gli scienziati hanno scoperto che i depositi di acqua compressi nelle viscere della terra, con una pressione molto forte, possono esplodere e ciò avrebbe creato una reazione a catena. Probabilmente anche con un'intensa attività dei vulcani, proiettando verso il cielo una enorme quantità di detriti fino a toccare gli strati dell'atmosfera e quindi anche quella cortina di vapore acqueo fino poi a farla sciogliere facendola piombare sulla terra. Dunque l'acqua, con la pressurizzazione violenta, potente, provocò delle esplosioni. Spaccò la crosta terrestre e ciò permise che una massa imponente di detriti, scagliati con forza, raggiungesse poi gli strati più alti dell'atmosfera, facendo ricadere sulla Terra questa cortina protettiva che era posta nell'atmosfera. Per 40 giorni e 40 notti, le fonti dell'abisso e la cortina di vapore acqueo, in una sorta di compressione a doppia direzione, hanno avvolto la Terra in un cataclisma d'acqua. Da ciò che emerge da studi scientifici, il diluvio non fu soltanto un evento localizzato in un'area ben specifica, ma bensì coinvolse tutto il globo terrestre, finanche con la frattura delle dorsali oceaniche che allontanò i continenti di tutto il pianeta e con ogni probabilità, da quella frattura che ne causò la deriva dei continenti, le fonti dell'abisso allontanarono tutte le terre emerse. Un duplice sconvolgimento. Nel fondale marino una massa che creò le dorsali oceaniche e nel contempo sulla Terra una massa che, spinta verso l'alto, creò le grandi catene montuose, come se questa forza, che ha allontanato i continenti, abbia trovato degli ostacoli e spinto verso l'alto le masse terrestri. Una testimonianza di questo cataclisma proviene dai cimiteri di fossili di animali diversi tra loro ed esistenti in vari continenti, che si trovavano riuniti tutti insieme in fosse comuni, in tutte le zone geografiche del mondo. Un ammasso di esseri viventi scaraventati da una forza immane in ogni angolo della superficie terrestre. Su quale possa essere stata la causa che abbia innescato la reazione a catena e caratterizzato l'evento del diluvio, gli accademici hanno formulato varie ipotesi. La più accreditata contempla la possibilità dell'impatto di un asteroide delle imponenti dimensioni sulla superficie terrestre, che ne ha colpito la crosta, permettendo all'acqua in pressione nelle viscere della Terra di fuoriuscire e quindi di creare poi una reazione a catena come quella che è stata descritta poc'anzi, considerando anche la glaciazione che gli scienziati testimoniano essere avvenuta proprio nel periodo in cui la Bibbia colloca il diluvio a seguito di un cataclisma. L'impatto di una grande meteora, inoltre, potrebbe essere stato anche la causa dello spostamento dell'asse terrestre, portando quest'ultimo all'inclinazione attuale del nostro pianeta. Attraverso i fossili possiamo notare la presenza di un gigantismo nella flora e nella fauna, che ormai non esiste più sul pianeta Terra, così come negli esseri umani, che avevano dimensioni diverse rispetto a quelli attuali. Nella Bibbia è scritto: «In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche poi». Libro della Genesi, capitolo 6, verso 4. I fossili rinvenuti mostrano che allora esistevano condizioni molto diverse dalle attuali.
Al tempo di Noè, gli uomini, gli animali e anche gli alberi erano molto più alti di quelli attuali. Sono stati scoperti alberi pietrificati, oggetti usati per la guerra, ossa fossilizzate di uomini e animali decisamente più grossi di quelli attuali. Resti di esseri umani molto più alti di quelli di oggi sono stati trovati, ma non sempre queste scoperte vengono portate all'attenzione del grande pubblico, una sorta di occultamento ben pianificato. In Inghilterra sono state trovate le ossa di un guerriero alto 2,80 m. Oppure in Nevada, Stati Uniti, è stato rinvenuto un teschio gigante di un individuo alto almeno 3 metri. Lo Smithsonian Museum, uno dei più grandi musei al mondo, ha accumulato nei suoi magazzini numerosi resoconti, dal XIX secolo in poi, di scienziati e di altre personalità con ruoli di responsabilità nelle varie contee, che hanno trovato scheletri di uomini molto più alti rispetto agli attuali. Su tutta la Terra, in numerose culture, sono presenti circa 600 racconti sul diluvio. E circa 200 di questi dicono le stesse cose che sono riportate nella Bibbia. Tutti i popoli presenti sul nostro pianeta narrano di questo evento accaduto in un lontano passato. Ben il 95% parla di un diluvio universale e non locale. In un altro 95% si afferma che vi è stato un unico diluvio. L'88% di questi racconti parla di una famiglia eletta che si è salvata dalla catastrofe. Il 75% assegna agli animali un ruolo importante in questo racconto. Il 70% afferma che le persone sopravvissero grazie ad una barca e il 57% degli stessi riporta che i sopravvissuti finirono su una montagna. Abbiamo tanti indizi che confermano i racconti biblici su un cataclisma di dimensioni planetarie, non solo mitologiche. La Bibbia, infatti, è un libro che racconta la storia di questo nostro meraviglioso pianeta. Sul monte Tendjurek, 20 km più a sud del monte Ararat, è stata trovata una formazione rocciosa che assomiglia ad una nave. E gli studiosi che hanno visitato il luogo hanno fatto delle scoperte molto interessanti. Nella Genesi, al capitolo 8, nel verso 7, è scritto che Noè, dopo il diluvio e la fine delle grandi piogge, mandò un corvo per vedere se le acque erano scese, quindi se era visibile della terraferma. Vicino alla zona della formazione rocciosa, individuata dai ricercatori Ron Wyatt e Dave Fussell, c'è un villaggio che ha nel nome, tradotto in italiano, le parole «il corvo non tornerà». Ed inoltre ci sono altre località con nomi particolari che richiamano la storia dell'Arca di Noè, come ad esempio la Valle degli Otto, dove i remi furono capovolti per fare un sacrificio e da dove uscirono gli eroi. Nel 1977 Ron Wyatt, insieme ad altri colleghi, effettuò un sopralluogo sul monte Tendjurek, accanto a queste formazioni rocciose. Non si poteva scavare in profondità, le autorità non lo avevano permesso, così come non lo permetteva la situazione morfologica del terreno e non vi era una traccia visibile di una struttura che riconducesse all'arca. Uno dei presenti di fede cristiana chiese agli altri della spedizione di pregare affinché il Signore generasse un terremoto per poter vedere se c'erano delle strutture sotto il terreno. Ed il 25 novembre del 1978, alle 10:57, ci fu un forte terremoto nella zona. Molto strano, al punto da essere riportato nella famosa enciclopedia New Red House Turkish English, uscita nel 1984. Alla pagina 787 di questa enciclopedia è scritta la storia di questo terremoto. Gli abitanti del luogo uscirono tutti dalle loro case alle 10:50 circa, perché il cielo era diventato d'argento e qualcosa di opprimente si avvertiva nell'aria. Qualche minuto dopo avvenne il terremoto. Nessuno degli abitanti fu ucciso, nessuna delle loro case subì dei danni. Crollò soltanto il terreno intorno alla struttura a forma di barca. L'enciclopedia parla di un miucise, miracolo, di un fatto sovrannaturale, straordinario. Quel terremoto fece sprofondare così un terreno da coltivazione di uno dei contadini che vivevano in quella zona e permise di lasciare libere le fiancate di questo oggetto a forma di nave. A seguito di ciò si scoprì che le fiancate erano percorse da disegni armonici,
con fasce più chiare e fasce più scure. Le fasce più chiare, ed anche quelle più scure, in seguito a degli studi ben accurati, contenevano del legno fossilizzato. Infatti i ricercatori presero del materiale all'interno delle fasce chiare e delle fasce scure e venne poi certificato che quel materiale preso all'interno delle fasce chiare era composto da carbonio organico, 4,95%. Mentre nelle fasce più scure c'era l'1,88% di carbonio, quindi in pratica del legno fossilizzato. Nel 1985 si fecero vari altri sondaggi con il metal detector a frequenza molecolare e furono trovate diverse tracce di ferro su questa formazione rocciosa, ma anche in questo caso ad intervalli regolari di 30-40 cm l'uno dall'altro. Queste tracce di ferro si rivelarono in seguito essere alla congiunzione di altre strutture di travi longitudinali e trasversali, che in quei punti precisi erano tenuti insieme da elementi di ferro. Le linee, poi marcate con del nastro adesivo, disegnavano 9 scomparti e tornando agli antichi resoconti provenienti dai babilonesi, noi sappiamo che anche la nave da loro trovata aveva 9 scomparti. Nel 1986 si fecero scansioni in profondità ed il radar diede lo stesso disegno avuto in superficie con il metal detector. Uno scheletro, armonico e compatto, che dovrebbe quindi essere quello di una nave, visto che quelle strutture si sono rivelate essere di legno fossilizzato. Le scansioni laterali rivelarono che le travi scendevano fino al pavimento. Uno scavo venne effettuato dinanzi alla presenza del governatore della provincia di Agrihad, il dottor Serek Evinci, di giornalisti e varie personalità turche, sotto gli occhi delle telecamere, che realizzarono quindi un filmato ufficiale. L'operazione durò circa 40 minuti e venne estratto un frammento ad un metro di profondità, certificando così che all'interno di questo strano oggetto, che sembrava del legno fossilizzato, c'era una presenza di carbonio organico, così come una presenza di ferro al 13%. L'esame approfondito rivelò che si trattava di fibre di legno con venature visibili, estratti di resina tra un pannello ed un altro, in pratica era una costruzione simile al nostro multistrato tenuto insieme da una resina sconosciuta e molto antica. Chi ha costruito questo manufatto aveva delle conoscenze tecniche molto elevate. Nel 1991, alla presenza di 26 testimoni, Ron Wyatt trovò anche un chiodo, ormai fossilizzato. Si trattava di lega di alluminio, di titanio e di ferro. Trovò anche dei ribattini e delle aste di ferro che avrebbero dovuto tenere insieme diversi travi trasversali e longitudinali di questo imponente e straordinario vascello. Queste quattro aste di ferro sono ben conservate ancora oggi nelle stanze del Ministero delle Miniere in Turchia. Circa 17 anni fa è stata poi scoperta una grossa pietra, dopo uno scavo nella formazione rocciosa, ed è questa la cosa più interessante, tuttora misteriosa, perché la pietra, che è ricoperta da scritture sconosciute, è sotto esame da parte degli studiosi che stanno cercando di capire cosa è scritto, cosa ci ha voluto tramandare chi ha lasciato questa pietra incastonata in questo grande vascello. I turchi, a differenza del sito tradizionale dell'Ararat sul monte Tendjurek, accanto a questa formazione rocciosa, 20 km più a sud del monte Ararat, hanno costruito un piccolo museo per turisti. All'interno dello stesso sito archeologico sono stati ritrovati dei reperti fossilizzati di animali ed a poca distanza è stato trovato un cimitero con tombe che avrebbero potuto ospitare esseri umani alti circa 4 metri. In Genesi è scritto che prima del diluvio sulla terra vi erano dei giganti e ci furono anche dopo questo grande cataclisma. Probabilmente i sopravvissuti al diluvio all'interno di questa grande arca hanno realizzato il loro cimitero di giganti. In un altro reperto interessante, un pezzo di legno rinvenuto sempre nella stessa zona, le analisi hanno poi rivelato di essere ricoperto di pece. Se consultiamo la Bibbia, nel versetto in cui il Creatore consiglia a Noè di costruire un'arca, è scritto: «Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori, per poter in questo modo impermeabilizzare lo scafo». Genesi capitolo 6, verso 14.